Bene, allora possiamo cominciare, magari arriverà ancora qualcuno, qualcuna, qualcun, e però così, insomma, visto che abbiamo due ospiti che poi amerebbero anche un po' dialogare tra di loro, magari, insomma, si avanza un po' di spazio dopo è meglio, ecco. Bene, allora, insomma, ci troviamo in questa seconda tappa del nostro viaggio intorno a Pierpaolo Pasolini. L'altra volta ci siamo lasciati con la domanda che cosa direbbe oggi Pierpaolo Pasolini, e giustamente insieme a Paolo Giovannini abbiamo concluso forse che più che cosa era interessante chiederci come lo direbbe. E in effetti l'incontro dell'altra volta, che ha voluto un po' focalizzare l'attenzione anche in modo un po' così, modo provocatorio, no? Pasolini era o no un sociologo, e alla fine, insomma, siamo arrivati alla conclusione che non era tanto importante dire se era o no un sociologo, posto che probabilmente a lui non avrebbe fatto piacere questa definizione. Siamo arrivati alla conclusione che è interessante l'insieme dei concetti e l'efficacia euristica, di tutto l'apparato concettuale che ci ha lasciato. Molto efficace proprio anche in analisi di carattere sociologico. E oggi l'intento è quello di invece muoverci un po' di più diciamo, nel territorio dell'antropologia, in particolare dell'antropologia visuale, no? Quindi volendo un po' fare come l'altra volta, no? E quindi Pasolini, antropologo, antropologo visuale, documentarista. In effetti, se l'altra volta ci siamo soprattutto appoggiati sull'insieme degli scritti che poi sono stati raccolti in questi due libri di raccolta di suoi articoli usciti sui quotidiani, vi ricordate, abbiamo detto soprattutto dal 73 al 75, e quindi Scritti Luterani e Lettere Corsare. Oggi invece i due interventi si focalizzeranno di più su, diciamo, gli appunti di viaggio di Pasolini. Cosa sono questi appunti di viaggio? E sono davvero un po' un materiale etnografico, no? Un materiale tipico della pratica antropologica che lui raccoglie durante i suoi viaggi. In particolare oggi si parlerà di Pasolini e l'Africa, viaggi che lui fa per conoscere l'Africa e anche per fare dei sopralluoghi, per scegliere le location e fare i casting per i suoi film, che poi non necessariamente magari riesce poi a produrre, a farsi produrre, ma che diventano documentari, diventano appunti. Ed è molto interessante, proprio un po' sempre, no? Utilizzando lo stesso filo rosso dell'altra volta, appunto vedere come non solo diciamo, i concetti che lui riesce a trovare e quindi la capacità, no? Di leggere un momento così complesso come quello, diciamo, delle guerre civili, delle lotte, per l'indipendenza di molti paesi africani, nel periodo, in cui appunto, scrive, opera Pasolini. C'è una grande tensione che attraversa tutta la questione della colonizzazione e quindi del processo di indipendenza. Un certo tipo di pensiero critico è sicuramente implicato fortemente in questa tensione, in questa lettura. Quindi, come dire, è un fermento e quindi è anche abbastanza facile per chi ha una certa posizione di intellettuale engagé, no? Occuparsi di questo. Ma Pasolini
lo fa in un modo particolare, regalandoci tutta una serie di concetti, riflessioni, teorie che sono molto presenti nel dibattito contemporaneo. Nel dibattito contemporaneo sul modo, per esempio, di costruire documenti di restituzione antropologica, di antropologia visuale, nel dibattito sulla metodologia della ricerca, dove deve stare il ricercatore, la ricercatrice nel campo di ricerca, no? Quanto il suo corpo entra e influisce nei rapporti, che sono sempre dei rapporti estremamente gerarchici, no? Tutto un dibattito molto presente all'interno delle scienze sociali e in particolare delle scienze antropologiche. La poeta femminista Adrienne Rich diceva: partire da sé e dal proprio corpo significa riconoscere il luogo in cui mi ha condotto la mia pelle bianca e il luogo in cui mi trattiene. Ecco, concetti come bianchezza, colorblind, razzializzazione, postcolonialismo dovevano ancora emergere. Adesso ce ne siamo appropriati, sappiamo che il nostro sguardo non è mai uno sguardo neutro, che il nostro, questo colorblind, no? Il daltonismo, l'incapacità di vedere queste gerarchie, questo sguardo impregnato di etnocentrismo, no? Quindi usare le proprie categorie per guardare a che cosa? A quello che all'epoca ancora si chiamava terzo mondo, no? Poi Giovanna Trento ce lo dirà. L'intervento del professor Caminati partirà proprio con un'immagine che io poi oggi ho anche condiviso sui social, che mostra un Pasolini riflesso, un Pasolini che si riflette in una vetrina e che entra fortemente anche poi nel racconto del suo documentario. L'intervento del professor Caminati cercherà di muoversi proprio, no? In questo modo di raccontare, lo vedremo anche la prossima volta quando riprenderemo Comizi d'amore, no? In questo modo nuovo di usare il documentario in una forma molto poetica, elegiaca, no? Quindi staccandosi da quell'idea di oggettività, di assetticità e di, no, di scienza positiva, che un po' un certo tipo di antropologia ha cercato di utopisticamente di realizzare, ma mettendosi dentro le sue produzioni e soprattutto cercando di usare appunto questo sguardo poetico, questa capacità di emozionare, usare l'arte anche nel racconto, e anche questo aprirebbe a una riflessione complicata. Adesso mi fermo qua, invece vorrei appunto subito presentare il professor Luca Caminati, che ha scritto molti saggi su Pasolini, insomma, per prima cosa mi fa piacere ricordare il suo libro dal titolo Orientalismo eretico, Pierpaolo Pasolini e il cinema del terzo mondo, del 2007, edito da Bruno Mondadori, che presentò proprio in quell'anno a Genova insieme a un nostro caro amico, un grande affetto che non c'è più, Massimiliano Di Massa, che è mancato proprio 10 anni fa. L'estate prossima sono 10 anni, che ha lasciato un vuoto incommensurabile. E però ecco, lo volevo ricordare perché se sono qui a parlare di Pierpaolo Pasolini è soprattutto merito suo, è con lui che ho iniziato ad amarlo, mi ha fatto conoscere Pierpaolo Pasolini, ma soprattutto mi ha insegnato ad utilizzare i concetti di Pasolini nella vita quotidiana, no? L'orgoglio di classe, e mi ha aiutato a riconoscere anche un'altra cosa molto vischiosa, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è il potere
di fascinazione della borghesia e dei valori borghesi, no? Riconoscerli e distanziarsene. E quindi, insomma, se sono qua è grazie anche a Massimiliano Di Massa e all'affetto che ci lega indirettamente, insomma, a Luca Caminati. Luca Caminati, adesso questa è la presentazione ufficiale, questa era quella amicale, è professore di studi cinematografici e direttore del corso di laurea magistrale alla Concordia University di Montreal, è autore appunto di questo libro che vi ho detto, ha scritto moltissimo, Il cinema come happening, Il primitivismo pasoliniano e la scena artistica italiani negli anni 60, Roberto Rossellini documentarista, Una cultura della realtà, molti saggi su Pasolini che tra l'altro si possono anche reperire in rete, anche molto recenti, che tengono conto anche di quel dibattito di cui accennavo prima. Ha ricevuto premi e, insomma, è il nostro grande esperto. È originario di Genova, ma da tanti anni è un cervello in fuga, ormai, insomma, direi completamente scappato. Ce l'abbiamo? Eccolo. No, vediamo le slide, non vediamo ancora Luca. Eccolo, eccolo. Benvenuto Luca. Ciao, mi sentite? Sì. Ok. Vuoi che parta? Sì, hai sentito la presentazione? Sì, grazie, ti ringrazio okay. molto. Mi hai anche un po' colto di sorpresa, infatti. Tenevo la telecamera spenta perché non è stato facile. Comunque, ti ringrazio e volevo ringraziare voi che siete lì. Io sarei venuto molto volentieri, ma purtroppo causa Omicron siamo bloccati. Quindi vi parlo da qui. Questo è il mio ufficio di Montreal, dove oggi ci sono meno 25 gradi, quindi un minimo di gioia vostra. A Genova. E mi spiace anche non essere lì perché la parte più interessante di questi interventi sono il colloquio, il dibattito, le domande su un personaggio come Pasolini che tuttora, come vediamo appunto da questa serie di incontri, è molto attuale e di cui si parla ancora moltissimo nei media, nelle università e ha ragione. Quindi volevo ringraziare intanto Donatella Bongirolami che mi ha aiutato a mettere insieme questa presentazione, il personale del Ducale che è stato gentilissimo e naturalmente Luisa Staggi che ha pensato di fare questa serie di interventi. Io comincio con la provocazione con cui ci avete lasciato, cioè quella di cosa direbbe Pasolini, è la provocazione con cui ci avete lasciato la scorsa volta. Ecco, diciamo che non direbbe niente di quello che gli viene messo in bocca ora, basta leggere un po', conoscere un po' Pasolini per capire che i vari deliranti televisivi italiani cercano di appropriarsene e di appropriarsi del manto di alternatività, di alterità che Pasolini porta, ma è molto chiaro che Pasolini senz'altro non direbbe le cose che gli vogliono far dire. Viene tirato per la giacchetta Pasolini ecologista, Pasolini antivaxxer, Pasolini di destra. Sono tutti molto, anche alla fine, tentativi divertenti questi di costruire e ricostruire un personaggio storico morto nel 75, quindi un bel po' di anni fa, e di fargli dire le cose che vogliamo noi. L'altra domanda, come lo direbbe, è ancora più interessante, perché seguendo Pasolini si capisce anche un certo aspetto della cultura italiana degli anni 60 e 70, che forse cerco di, insomma, che in qualche modo cercherò di rispondere, a cui cercherò di rispondere oggi. Io se non sento e non vedo commenti tuoi, Luisa, immagino che mi stiate sentendo bene. E sì, quindi sì, io... molto bene, e stiamo già vedendo anche la foto di cui ho parlato di Pasolini, cioè l'inizio delle tue slide. Tu sei piccolo e le slide sono grandi.
Perfetto, grazie. Allora, pensavo di iniziare con una citazione di Bell Hooks, che come sapete è scomparsa recentemente. Bell Hooks, filosofa la più importante della seconda metà del XX secolo per quel che riguarda questioni di genere e di razza. Questa è una citazione che ho rubato da un librino molto piccolo ma molto bello di Federico Zappino, intitolato Comunismo Queer, che consiglio senz'altro a tutti. Legge così: la marginalità è un luogo radicale di possibilità, uno spazio di resistenza. Un luogo capace di offrirci la condizione di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi mondi. Non si tratta di una nozione mistica di marginalità, è frutto di esperienze vissute. Ecco, il concetto di marginalità e di parlare dal margine e di usare la marginalità come una lente su cui guardare la realtà è fondamentale per capire Pasolini, che è stato per tutta la vita ai margini, un marxista espulso dal Partito Comunista perché omosessuale, un gay che non ha mai voluto partecipare ai movimenti, ai nascenti movimenti di liberazione sessuale dell'epoca. L'amico Carlo Antonelli ha appena editato per le Edizioni Nero di Roma una bellissima serie di un volume che contiene tutti i numeri della rivista Fuori, la famosa rivista dell'orgoglio omosessuale italiano, dal 71 al 74. Ecco, Pasolini non partecipa a niente di questo, vive la sua omosessualità, anzi, molto apertamente, ma anche con un certo senso di cupezza e di colpa. Ne parleremo magari dopo, quando viene. Ma quello che è importante ricordare è che anche quando alla fine della vita, negli anni 70, diventa editorialista del Corriere, o anche quando fin dall'inizio della sua carriera partecipa all'attività culturale italiana sui giornali dei padroni, come si diceva all'epoca, rimane sempre un punto di vista dal margine, un punto di vista marginale. E questa marginalità era una marginalità che lui aveva esperito e che aveva vissuto fin dai primi anni. Ricordiamo che Pasolini arriva a Roma perché viene imprigionato dai carabinieri perché viene colto con un gruppo di ragazzini in un cespuglio, espulso dal partito e in pratica espulso dal suo Friuli, arriva a Roma nel 56. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere la prossima diapositiva. Ecco, allora, per parlare di Africa, forse e per parlare dell'aspetto politico dell'Africa, a cui Pasolini teneva tantissimo, volevo cominciare con questa poesia. La poesia è molto famosa, è stata scritta da Pasolini, dedicata al suo amico Jean-Paul Sartre nel 64. Perché Jean-Paul Sartre è importante? Perché come Pasolini era uno dei pochi intellettuali europei di sinistra che aveva un diretto contatto con i movimenti di liberazione, o che aveva un interesse perlomeno a cercare di capire il processo di decolonizzazione che stava avvenendo in quello che all'epoca veniva chiamato Terzo Mondo e che di cui l'Africa fa parte. La parola terzo mondo è fondamentale per Pasolini, che non vuole mai normalizzarla col termine paesi in via di sviluppo. C'è anche un saggio proprio suo in cui mantiene il termine terzo mondo. Perché? Perché terzo mondo negli anni 60 è un termine politico, non è un termine che ha a che fare con la qualità della vita, come viene spesso usato comunemente, ma ha a che fare con il progetto di post-conferenza di Bandung del 55, ha a che fare con lo sviluppo dei paesi non allineati, ha a che fare insomma con una terza via rispetto al bipolarismo Unione Sovietica e Stati Uniti. Questa poesia è interessante perché è appunto, come dice, una profezia, o forse più un sogno, dovrei dire, che ben spiega quel concetto che Giovanna Trento, che parlerà dopo di me, ha definito panmeridionalismo, cioè quell'espansione dell'interesse di Pasolini dal proletariato e subproletariato romano, italiano, meridionale, fino a sconfinare al mondo. Questo movimento mi piace molto perché
qui viene raffigurato nel senso opposto, cioè non è Pasolini che va in Africa, ma è il movimento opposto. Ho trovato questa versione di Tony Servillo che la legge, vediamo se si sente. Alida gli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri, su navi a vela e a remo. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barbarate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini, e il pane, e il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palli, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camici americane. Subito i calabresi diranno come malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli, e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli, e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle città della malavita. Poi col Papa e ogni sacramento andranno su, come zingari verso l'ovest e il nord, con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Ecco allora che il progetto politico terzo mondiale, il progetto di decolonizzazione, di de-europeanizzazione e de-occidentalizzazione del progetto del terzo mondo, viene qui espresso da Pasolini come una forma da imitare, cioè non è più la classe lavoratrice italiana, neanche il subproletariato europeo che possono portare la rivoluzione, ma è in realtà proprio il terzo mondo e i sottoproletari del terzo mondo. La cosa interessante di questa profezia è che non solo non si avvera, ma invece di trovare i calabresi col pane e il formaggio, troveranno invece la polizia, i campi di internamento e cose simili che ben conoscete. Quindi ecco, questo panmeridionalismo, questa passione che Pasolini sviluppa immediatamente per il mondo sottoproletario romano, viene esteso a tutto il continente africano. E Pasolini viaggia in Africa allo stesso modo in cui viaggiava, si muoveva nelle borgate romane, di cui diventa in maniera anche abbastanza bizzarra. Lui, friulano, poeta, con una cultura classica e classicista, fa delle borgate il luogo suo da raccontare. Ricordiamo che i primi due romanzi di Pasolini sono proprio ambientati in queste borgate romane. Una vita violenta, tra l'altro, e ragazzi di vita. Allora, parliamo un attimo, visto che ho solo mezz'ora e non voglio rubare tutto il tempo, volevo parlare un po' di Pasolini viaggiatore. Pasolini, il primo viaggio fuori dall'Occidente è con Moravia nel 1960. Moravia sarà una costante dei viaggi di Pasolini. Questo viaggio è interessante perché da questo viaggio Moravia scriverà un saggio chiamato L'idea dell'India. Pasolini scrive una serie di reportage per Il Giorno, che all'epoca tra l'altro era il giornale dell'ENI di Milano, poi raccolto in un volume, intitolato L'odore dell'India. Si è fatta un po' di confusione, perché ovviamente i due volevano creare un contrasto molto, molto forte tra appunto l'erudito Moravia e il sensuale Pasolini. Ecco, diciamo che questo primo viaggio però non deve essere preso come un valore assoluto, nel senso che Pasolini cambia radicalmente il suo approccio del terzo mondo, e questo primo viaggio è stato un po' un'esperienza, diciamo, di prova. Il libro L'odore dell'India di Pasolini è un libro bruttissimo, è un libro pieno di stereotipi orientalisti e anche razzisti. Sarà interessante leggere L'odore dell'India in relazione ai lavori successivi, che in un certo senso ritornano su quegli stessi concetti e ripensano. Ricordiamoci che le persone cambiano, le persone imparano, e Pasolini dal 60 al 75, quando muore, legge, impara e viaggia e scopre tante cose nuove. Allora, ritorna per esempio in India nel 68, per questo film, appunto per un film sull'India, che tra l'altro sono tutti ora disponibili su YouTube o comunque abbastanza facilmente trovabili, cosa che quando avevo scritto il libro
non era, nel senso che ero dovuto andare al Fondo Pasolini, all'epoca gestito da Laura Betti a Roma, un'esperienza che chi è stato e chi conosce Laura Betti può immaginare. Comunque, ritorna nel 68 e il film è completamente diverso dal libro e siamo già in un approccio molto diverso. Volevo far notare due cose di questa foto di scena del film. Uno, Pasolini che ride, che è una cosa rarissima, probabilmente a causa di Ninetto che gli sta a fianco. L'altra cosa da notare è quel registratore. Questi sono i famosi Nagra, erano registratori che permettevano prima di tutto di registrare in movimento, ma soprattutto di produrre brevi passaggi in sync, quindi in sincrono. L'arrivo del Nagra e del sync sound, cioè del suono sincrono, è importantissimo per quella che ora chiamiamo antropologia visuale, nel senso che permettono all'antropologo, in questo caso il viaggiatore, filmmaker, di registrare i suoni dal vivo e anche di fare alcune brevi parti in sincrono. Non so chi è, se qualcuno tra voi ha mai usato una 16 mm con il Nagra, non è molto facile da usare e molto spesso era anche facile che non funzionasse. Comunque è importantissimo vedere questo perché sarà una cosa che rivedremo in tutti i suoi film successivi. Allora, parliamo un attimo di Africa, visto che questo è il tema. Questi sono i film che ha fatto Pasolini in Africa, potremmo parlare anche di altri, ma comunque oggi qui volevo parlare dei sopralluoghi e degli appunti per un'università africana. Edipo Re, girato in Marocco, Le mura di Sana, un appello all'UNESCO del 71 per salvare la capitale dello Yemen, che tra l'altro è tuttora sotto i bombardamenti sauditi, se non ricordo male. E poi parte del Fiore delle Mille e una Notte. Magari se dopo volete posso soffermarmi di più anche su altri film. Allora, partiamo dai sopralluoghi. Ho preso queste due foto. Il primo perché vediamo in basso, a destra, Pasolini di nuovo con questo registratore, che sarà un elemento importante, il registratore Nagra. Nella foto più in alto vedete Pasolini con Don Andrea Carraro, che era un membro della Civitate Cristiane, un gruppo post-conciliare basato ad Assisi, che è stato un po' l'ispirazione per Pasolini per girare poi quello che diventerà il Vangelo secondo Matteo. Questa operazione del Vangelo è stata interessante, è interessante per noi perché ha permesso a Pasolini di fare due film, diciamo, ancillari rispetto a quello. Uno è questo Sopralluoghi. Allora, Pasolini nel 64 aveva già, nel 63 quando viaggia, aveva già deciso di girare il film a Matera e per due motivi. Uno perché e in effetti Matera sembrava più, era più facile girare in quei luoghi, ricordavano di più i luoghi non moderni di cui aveva bisogno per girare il Vangelo. E secondo, ovviamente, c'era un aspetto metaforico che Pasolini voleva usare nel girare la vita di Cristo nel meridione italiano. Nonostante questo, convince il produttore a spedire lui e un gruppo che lo aiutava con Don Andrea in giro per la Palestina. Qui siamo nel 64, quindi prima della guerra dei sei anni. Pasolini non parla necessariamente di questioni politiche, è più interessato a parlare di quello che vede e di quello che gli interessa. Allora, vediamo, ve ne faccio vedere un minuto, questo è l'inizio, e speriamo che si senta e si veda. Guarda un po' che visione, siamo stati fortunati. Siamo, credo, qui a una cinquantina di chilometri da Tel Aviv. Era tutta la mattina che correvamo per una campagna molto simile a quella italiana, molto moderna, industrializzata, ed ecco precisamente questa visione. In fondo era quello che cercavo con grande speranza di trovare, un mondo biblico arcaico. San Giovanni Battista si richiama a questa scena giù nel Giordano, quando apostrofa richiama gli scribi farisei che si presentano a lui, e li richiama alla loro responsabilità. Saranno presi come frumento, gettati in aria, la pula si disperde, verrà bruciata nel fuoco e rimane il grano buono. E questa scena.
Ecco, il film è facilmente disponibile, credo addirittura su YouTube, se volete vederlo. Vedete, in questi 30 secondi c'è già dentro tutto Pasolini un po', no? Quindi la musica di Bach, la passione di Bach, che accompagna Pasolini in diversi film, fin dall'inizio addirittura, da Accattone, poi nel Vangelo e anche qui. E l'uso del voice-over, quindi della voce fuori campo, che è una costante di questi appunti, di questo genere di film di cui Pasolini produce una breve serie. Quindi la voce fuori campo che racconta e allo stesso tempo la voce invece in campo, e quindi il registratore che vedete qui con il fonico che intervista, che risponde alle domande di Pasolini. Quindi vediamo qui concentrato allora questo metodo che Pasolini comincia a sviluppare di come si può viaggiare con una telecamera, come si possono prendere appunti con la telecamera. Volevo ricordare questo detournement, questa ripresa di Irene Anastas, artista palestinese, bellissimo corto del 2005, originariamente un'installazione, ma ora anche disponibile come single channel, Pasolini Palestine, in cui rifemminizza e palestinizza il film di Pasolini, nel senso che lo rimette in piedi ora, ovviamente nella situazione attuale dei territori occupati, e rifemminizza la posizione di Pasolini, che durante questo viaggio non si occupa né di questioni di genere né di questioni politiche necessariamente. Quindi è interessante l'opera, il lavoro di Anastas, perché ripensa il lavoro di Pasolini come se fosse ora. Ritornando alla domanda che aveva fatto originariamente Luisa all'inizio, cosa direbbe e come lo direbbe? Ecco, allora forse questo piccolo film pro-palestinese potrebbe essere in cui si prende anche un po' in giro il viaggiatore bianco occidentale che spera di arrivare in Palestina e in una settimana cerca di, insomma, dire qualcosa di intelligente sulla Palestina, sulla Bibbia, sul Vangelo. Quindi c'è un uso da una parte encomiabile del lavoro di Pasolini, ma è anche abbastanza critico. Il titolo Pa, che sta per padre in questo caso, quindi papà Pasolini, papà Palestina, è un'opera interessante. È un po' difficile da vedere, è in arabo con sottotitoli in inglese, ve ne faccio vedere un secondo, tanto per darvi un'idea di che cosa succede. في عام 1963 زار المخرج الإيطالي بيير باولو بازوليني فلسطين ليبحث عن مواقع ووجوه لفيلمه الإنجيل كما رواه متى، وقد اصطحبه الأب أندريا كرارو في زيارته للمواقع في الأراضي المقدسة. والفيلم الذي أنتج خلال تلك الرحلة يدعى البحث عن مواقع في فلسطين للإنجيل كما رواه متى. اليوم وبعد مضي أكثر من 40 عاماً على الرحلة الأصلية حاولنا إعادة رحلته هذه إلى فلسطين باحثين عن الأفكار والمواقع التي زارها بازوليني آنذاك. مش ضروري فصيحة المقدمة. وها هي الخارطة اللي رسمناها بعد ما شفنا الفيلم، والخط الأزرق بيدل على الطريق والمواقع اللي زارها بازوليني في 63. Ecco, allora, e qui Irene ripete la scena però con lavoratori stagionali palestinesi che lavorano per un'azienda israeliana. Purtroppo non ho tempo per farvelo vedere, lo trovate anche questo, penso, facilmente a questo punto. L'altro progetto ancillare rispetto al Vangelo è Comizi d'amore, che
Pasolini gira proprio mentre sta facendo scouting, location scouting, quindi cerca le location per il Vangelo. Il film è adesso diventato molto popolare perché occupa uno spazio interessante nella cultura italiana. Pasolini va in giro a fare domande sul sesso agli italiani e di nuovo con il microfono, di nuovo col regista Sorrenaga, e gira insomma per su e giù per l'Italia facendo domande sulla sessualità, l'omosessualità e diciamo così. Si capisce benissimo che Pasolini non è un vero etnografo, perché le domande sono, in inglese si dice overdetermined, sono un po', diciamo, pesanti, nel senso che è difficile pensare. C'è molto della risposta nelle domande che Pasolini fa, quindi Pasolini non era un antropologo vero, era più interessato a provocare le persone, guardare le facce, scoprire le immagini. Infatti quello che ne esce oltre alle parole di questo film, a me interessa molto per esempio i vestiti e gli abiti, perché si scopre un'Italia che sta diventando, come direbbe Pasolini, moderna, o che sta passando verso quella che lui chiamerà mutazione antropologica, cioè addirittura il cambiamento, lui diceva addirittura fisico, degli italiani, che da popolo contadino è stato velocemente urbanizzato in quella modernità accelerata di cui molti hanno scritto. E quindi si passa dalle spiagge, come vedete ho preparato qui alcune immagini, si passa dalle spiagge della classe media ai tuguri del sud, la solita intervista a Moravia che Pasolini usa un po' come musa intellettuale in quasi tutti i suoi film, e Musatti, senza fare giochi di parole, lo psicologo. So che Luisa parlerà di Comizi d'amore la prossima settimana. Sì. E allora qui è interessante perché esce, dunque, come dicevo prima, Pasolini non ha mai partecipato direttamente al movimento di, diciamo così, di liberazione omosessuale che stava nascendo in quegli anni, ma se c'è una lezione queer di Pasolini. Noi organizzeremo un evento a settembre qui a Montreal, e una delle sezioni si chiama proprio Pasolini Queer, Queer in Pasolini, perché anche se, diciamo così, lui non ha mai partecipato direttamente a queste cose, certi, per esempio Comizi d'amore si presta tantissimo a una lettura, diciamo così, non eteronormativa, e la sua presenza fisica di, tra virgolette, marginalizzato, fa da catalizzatore in un certo senso a il tipo di risposte che vengono date in questo film. Se volete poi ne possiamo parlare dopo. Il film è stato rifatto e viene rifatto in continuazione. So che Luisa lo fa rifare agli studenti. Io insegno un corso che si chiama The Essay Film, il film saggio, e lo faccio sempre, lo assegno quasi sempre come compito di andare in giro e filmare. Una delle più belle riversioni di questo film è quello dell'artista lesbica americana Sharon Hayes, Ricerche, titolo in italiano, in cui va in giro per i campus a parlare di omosessualità, a intervistare le comunità LGBTQ e le comunità queer. Questo è tra i tanti che ho visto, forse il più interessante. Allora, dove ha imparato Pasolini a fare, tra virgolette, l'etnografo o il quasi etnografo? Comunque, perché Pasolini comincia a fare questo tipo di attività e dove ha cominciato? L'influenza più importante è ovviamente quella di Cecilia Mangini, anche lei recentemente scomparsa, grande documentarista, forse la più grande documentarista italiana della seconda metà del XX secolo, insieme a rito collaboratore Lino Del Fra, autrice di meravigliosi documentari sulla condizione della donna, soprattutto, ma all'inizio antropologa, influenzata moltissimo da De Martino, che leggevano con grande attenzione all'epoca e che Pasolini conosce e legge proprio grazie all'incontro con Cecilia Mangini. I due lavorano insieme su due film. Il primo, Ignoti alla città, che è un film proprio sul sottoproletariato romano, girato da Mangini con il testo di Pasolini. E il secondo
È un documentario meraviglioso, tutte e due mediometraggi, Stenda Lì, girato in Puglia, in cui viene descritto i riti funebri di una comunità pugliese. Il problema di, sembra che voglia parlare solo di registratori, ma il problema di Mangini nel 60 era che non riusciva a fare il suono sincronizzato e quindi decide di metterci sopra una specie di poesia, tra virgolette tradotta dal greco, su cui lavora Pasolini. E quindi il testo, diciamo così, della voce fuori campo, il testo poetico della voce fuori campo, è proprio scritto da Pasolini. Questo è quello che Pasolini dà a Mangini, ma Mangini in un certo senso mostra a Pasolini come si fa a fare ricerche antropologiche, come si fa a fare antropologia visiva. L'importanza di Mangini su Pasolini è fondamentale. C'è un bellissimo volume di Donatella Maraschin che si chiama Pasolini e l'antropologia, se volete, in cui lei proprio ricostruisce la storia dei brevi anni romani dei due in cui si frequentavano e in cui hanno lavorato insieme. Questo diventa interessante per il film forse più famoso sull'Africa, che è Gli appunti per una orestiade africana. Il progetto è folle, cioè rigirare l'orestiade di Eschilo in Africa. Ma la cosa più assurda di questo progetto è il teorema che sta alla base, la teoria, il teorema che sta alla base, l'ipotesi. Cioè Pasolini dice: possiamo pensare all'Africa decoloniale come alla nascita della democrazia ad Atene, cioè possiamo creare un confronto storico tra questi due momenti, la nascita della democrazia ateniese e il processo di decolonizzazione che avviene allora. L'idea è quello che è, e c'è un bellissimo momento a metà del film in cui Pasolini intervista un gruppo di studenti romani, africani a Roma, all'Università di Roma, in cui in pratica gli studenti dicono: guarda, lascia perdere, ho parlato per mezz'ora, questo è un progetto pessimo, non lascialo perdere. Quello che interessa a noi forse, quello che interessa a te Luisa, è questo momento, cioè l'apertura in cui vediamo Pasolini riflesso nella vetrina di un negozio siamo in Tanzania. Ecco allora che Dar es Salaam. Ecco allora che proprio questo momento di autoriflessivo dell'etnografia degli anni 60 diventa evidente. L'influenza più importante è ovviamente quella di Jean Rouch e Edgar Morin. Il film Chronique d'un été, Cronica di un'estate, esce nel 60 e diventa un po' un successo internazionale e viene visto un po' in tutto il mondo e mostra un modo nuovo di fare etnografia visiva, cioè quello, il modello che chiamiamo partecipativo. Ecco che allora Pasolini comincia questo film dicendo: sono qui, sono io, e il voiceover proprio questo racconta: sono qui, sono io, sono in Africa e questo è quello che vediamo. E questa immagine è bella perché riproduce in un certo senso, qui vedete l'orestiade e la piantina dell'Africa fianco a fianco, e qui come Misanabim vediamo la stessa cosa, cioè vediamo il bianco occidentale con la telecamera a spalle che si lancia in questo progetto di capire o lavorare sull'Africa. Ne possiamo parlare più dopo, non ho tempo per farlo vedere. Quello che è interessante, magari salto, ecco, quello che a me interessa è parlare, e ritorno alla domanda e chiudo, la domanda che faceva Luisa e le persone che parlavano la scorsa settimana. Quello che a me interessa di Pasolini è Pasolini vivo, non Pasolini morto, appunto, cioè Pasolini cosa direbbe ora e come lo direbbe e in che modo possiamo usare l'opera di Pasolini. Quindi sono completamente non d'accordo con la bara costruita da Richard Serra nell'87,
Ma mi interessa il Pasolini vivo. Recentemente questa bella performance di Tilda Swinton a Roma, ai Mattatoi, Embody in Pasolini, in cui Swinton si ha rimesso in piedi tutti i costumi che la Sartoria Farani nel corso degli anni, costumi barbari, come li chiamava Pasolini, aveva messo insieme per i suoi film. Ho finito il tempo e mi rendo conto di avere detto metà di quello che volevo dire, come sempre succede. Vi lascio con questa immagine di Pasolini e Ninetto a Montreal nel 66, erano venuti in tour a presentare Uccellacci Uccellini, prima a Montreal e poi a New York. Allora io smetto qui, grazie. Grazie davvero, perché anche se non eri col corpo qui presente, però sei riuscito attraverso la voce a essere più che presente, quindi non so che cosa non hai detto, però hai detto tantissimo e l'hai detto con una grande capacità, ecco, di coinvolgimento e anche così di semplificazione e con una traiettoria assolutamente molto eclettica e complessa, ma che ha tenuto tutto insieme con un filo rosso che si legava costantemente sia l'intervento, l'incontro precedente che insomma al prossimo, quindi davvero grazie di cuore. Adesso appunto abbiamo finito la diretta su YouTube e quindi saluto tutte le persone, una cinquantina che stanno seguendo da YouTube. Siamo molto contenti e contente perché anche il primo incontro ha avuto un ottimo seguito, ci sono già più di 1600 visualizzazioni a dimostrazione del grande interesse ancora, no? Visto che è il centenario, dicevamo, forse questo è anche uno dei primi cicli che no, riparte da una riflessione su un aspetto di Pasolini forse un po' meno conosciuto, e quindi insomma siamo molto, molto contenti e contente. Grazie Luca, e benissimo, possiamo passare alla parte in presenza.